Ed ecco la firma del rinnovato contratto tra Sangritana e Captrain, un momento da incorniciare ospitato nell'ampio suggestivo spazio della storica officina e preceduto dagli interventi di rito che in verità poco hanno avuto di rituale, di formale. L'importanza dell'argomento ha riportato l'attenzione sull'azienda unica di trasporti e sul ruolo della ferrovia Sangritana, che oggi più che mai ha mostrato di godere ottima salute. Questo rinnovo non era affatto scontato, ha evidenziato il presidente Pasquale Di Nardo. Un rinnovo che sta a testimoniare, a dimostrare che le capacità di questa impresa ferroviaria con le donne, gli uomini e quindi con il mondo organizzato della produzione riesce a tenere testa nel confronto ad altre imprese ferroviarie, magari private, e a vincere le sfide che ci offre il mercato, perché stiamo parlando di attività e di un contratto. Di attività di trasporto nel mondo privato, o quelle che si suol dire e definire a mercato. L'abbiamo vinta, siamo contenti di questo, ma siamo soprattutto felici di poter guardare, traguardare nuovi risultati anche con il terzo locomotore che arriverà il 6 giugno e che prima di acquistarlo ci siamo assicurati di avere i contratti in tasca. Questa è la dimostrazione che stare sul pezzo, come si dice, all'interno di un mondo produttivo che ci offre il nostro Abruzzo, la nostra Val di Sangro, dove c'è il più grande produttore di veicoli da trasporto leggeri, ci dà una chance in più per poter essere sul mercato, non guardare solo a questo mercato, guardare sicuramente sulla direttrice adriatica e sulla direttrice adriatica essere scelti. Sono diverse le scommesse vinte da Sangritana. Con un atto di coraggio nel 2011 ci siamo dotati di due locomotori, ha puntualizzato il presidente, non senza ricordare l'aumento sensibile di fatturato e le concrete opportunità di sviluppo. Noi abbiamo per i primi 10 anni, dal 2000 fino al 2011, fatto sostanzialmente trazione. I nostri macchinisti su macchine di altre imprese ferroviarie trasportavano il treno merci fino a Rimini. Nel 2011 facemmo la scelta coraggiosa ma ponderata con il Consiglio di amministrazione di acquistare due locomotori e abbiamo fatturato 1,8 milioni nel 2011, fattureremo nel 2015, ovvero nel 2016, 5,2 milioni. Credo che questi dati diano sostanzialmente la conferma di una sana politica di investimento remunerati, senza alcun contributo, se non finanziati con fondi di bilancio, ed una capacità in termini di potenziale anche attività, per futuri, macchinisti, per futuri, meccanici, per tutto quello che è il mondo che gira intorno alla nostra impresa ferroviaria, in termini di prospettiva qualche chance in più occupazionale. Parole di apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni con risultati visibili sono arrivate anche dal sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Camillo D'Alessandro, e il presidente Di Nardo ha ringraziato tutti, soprattutto per aver voluto conservare il marchio storico della Sangritana. Ringrazio per le parole che hanno voluto spendere sia il presidente D'Amico che il sottosegretario D'Alessandro e all'amministratore delegato di Captrain, rivolto in modo particolare alle nostre maestranze. Beh, dico, vuol dire che abbiamo vinto una sfida. Non è la prima, non sarà l'ultima. Chi vivrà vedrà. Condividiamo gli stessi progetti di sviluppo, ha rimarcato Mauro Pessano, amministratore delegato di Captrain, secondo gruppo ferroviario europeo. Dopo 3 anni di collaborazione, di grande successo, con grande soddisfazione ai clienti e di entrambe le società, dove abbiamo capito che siamo complementari e condividiamo i principi e possiamo crescere insieme, abbiamo deciso con entusiasmo di svilupparci ulteriormente insieme. Per noi è un partner strategico sulla rotta adriatica, dove noi non siamo presenti direttamente, ma è una rotta importantissima per i traffici, e abbiamo deciso quindi di svilupparci, di collegarci per altri 2 anni a lavorare insieme. Abbiamo già in mente altri progetti e da parte nostra cerchiamo di offrire a Sangritana un network internazionale che possa aiutare il territorio, le imprese locali e i clienti locali. Pessano ha ribadito l'efficacia di questo accordo che allarga nuovi e produttivi orizzonti. Captrain, è una società del gruppo delle ferrovie di Stato francesi, siamo in fortissima crescita, forse la più forte fra tutte le imprese ferroviarie italiane oggi,
E con grande entusiasmo stiamo cercando di riportare il ferro in prima linea, che mi sembra, anche sentendo le parole dell'assessore, una priorità per la regione Abruzzo. Quindi credo che insieme, e lo condividiamo pienamente con Sangritana, insieme possiamo fare tanta strada. Grazie.